Allora, lettera per il signor Bruno Badazan, quel signore che mi accusa di omicidio, che io non ho commesso niente. Allora, mi rimane un dubbio sulla strana morte di mia madre. Racconto in breve. Venerdì 30/8/2013, alle ore 14:00, è stata dimessa dall'ospedale. Lei mi ha detto: lui mi aspetta a casa. Io ho risposto: chi? E lei mi ha detto: mi ha risposto, e lei mi ha detto: Cecilio, che sarebbe mio padre. Allora, me ne devo andare via con lui. Siamo andati a Auchan, il centro commerciale, per comprare un pollo arrosto. Arrivati a casa, l'ho diviso in due pezzi, metà a me e metà a lei. Ho notato che ne ha mangiato solo la metà. Ho sonno, portami nella stanza da letto. L'ho coricata e si è addormentata subito. Alle ore 21:00 gli busso alla porta. La chiamo, mamma, lei non mi risponde. Oh no, aspetta, ho sbagliato. La chiamo, mamma, lei mi risponde: aiuto, la bestia è dentro la stanza da letto. La porta era chiusa a chiave dall'interno e non potevo accedere, sentivo dei strani rumori. E grida: mamma, cosa sta succedendo? Rispondimi. E lei mi ha risposto: lui è nella stanza, la bestia. Io non capivo cosa vuol dire questo la bestia. Una parola un po' strana, la bestia. Io ho risposto: mamma, rompo il vetro, e lei mi ha risposto: vai a dormire. Sabato 31/8/2013 alle 9:30 busso alla porta della stanza da letto. Mamma, rispondi. Lei ha risposto: quindi stava morendo. Penso che stava morendo. Così ha risposto. Allora, abbasso la maniglia della porta, era aperta. Ho trovato mia madre buttata per terra, faccia a terra, morta. Non reagiva a niente, era gelata, meno 34. Ho notato che aveva ematomi in tutte le parti del corpo e i piedi. Nella parte caviglia sotto erano bruciati. Domenica 1/9/2013 la porta era chiusa a chiave dall'interno. Non mi rispondeva. Alle ore 14 ho smontato la maniglia, ho preso un cacciavite tentando di far cadere la chiave. Non ci sono riuscito. Ho preso una pinza per sopracciglia e ci sono riuscito a sbloccare la chiave. L'ho fatta cadere per terra. Con la chiave universale ho aperto la porta, l'ho trovata buttata per terra, nella mattonella, era morta. Lunedì 2/2/2013, alle ore 3 del mattino, nella stanza, beh, questo lasciamo a particolare che qualcuno che possa guardare il mio video possa aver paura, potrebbe essere anche censurato, vediamo un po', passiamo completamente. Allora, mi ha chiesto quattro desideri, come ho ricordato prima. La mozzarella di bufala, la devi tagliare a pezzi piccoli e me la devi mettere in bocca con una forchetta di plastica. Secondo desiderio, un bicchiere di aranciata, lei preferiva San Pellegrino. Il terzo desiderio, un bicchiere di acqua. Il quarto desiderio, insomma, anche questo ce l'ho raccontato anche prima. Cioè io 20 gocce di sangue non ce l'avevo, quindi ho sostituito il sangue con il succo di carota. Lei mi ha parlato di autorigenerazione, quindi io capisco anche dove è il problema autorigenerazione. Solo con la doccia potevo autorigenerarla, ma non con un bicchiere di sangue o col bicchiere di succo di carota. Solo con la doccia, trasmettere energia vitale, potevo autorigenerare, tornare in vita, ma non la scienza. La scienza non poteva fare niente, che era morta. Quindi
mi avrebbe detto: signor Spiga, sua madre è morta, non ci possiamo fare niente. Beh, io potevo essere la sua alternativa completamente, salvarla con la doccia. È stato un puro caso in quella doccia che ho scoperto che potevo anche trasmettere con l'acqua. Un puro caso. Questo mi dà anche un po' riflettere sulla sua morte, che potevo salvarla. Potevo salvarla solo io, ma non la scienza. Per la scienza era un cadavere da portare in cimitero. Per me si poteva recuperare il seno al 6%. Se gli avessi fatto la doccia e avrei continuato, l'avrei salvata. Non sarebbe morta. Chiudo completamente. Quindi chi mi accusa di omicidio come il signor Bruno Badasa, proprio una persona che ha ucciso la moglie, l'ha presa, l'ha coltellata, l'ha fatta a pezzi, l'ha macellata nella macelleria e poi si è costruito a buon cammino, ha detto: ho ucciso mia moglie. Ma un serial killer di una moglie mi accusa di una cosa del genere, perché non si guarda allo specchio? Io aiuto le persone, non uccido le persone. Signor Bruno, se lei ne ha bisogno di essere aiutato, non l'aiuto, mi rifiuto di aiutare, la lascio morire, non mi importa niente di lei, lei è una persona troppo cattiva. Mi ha offeso malamente, mi deve porgere le scuse, signor Bruno.